Giancarlo Riolfo, eravate partiti con questo gol subito, poi il Chieti è riuscito a pareggiarla, nel secondo tempo avete perso questo gol, insomma, come analizzare questa partita, mister? Siamo partiti col piglio giusto, abbiamo trovato il gol in un'azione ben fatta e poi abbiamo subito un po' due situazioni di pressione dove abbiamo sbagliato due palle in uscita, ci siamo un po' intimoriti e abbiamo smesso un po' di giocare. Poi sicuramente nella situazione gol dei due gol, il primo si accorcia prima e si sta più attenti. E nel secondo tempo ci siamo rimessi in campo, la partita era in equilibrio, però poi quando perdi i duelli palesi dentro l'area, in situazioni palle native, devi fare solo che mea culpa. Abbiamo provato poi a reagire ancora mettendo poi tutti gli attaccanti dentro, abbiamo avuto due o tre situazioni dove poteva uscire qualcosa di positivo per noi, per almeno raggiungere un pareggio che penso che era forse l'esito più giusto della partita. Qualcuno scherzando un po' in tribuna ha detto: abbiamo fatto troppi gol nella partita precedente, 5 contro il Monterotondo. No, vabbè. Ogni partita è a sé, domenica abbiamo capitalizzato tanto, oggi comunque con un avversario comunque importante e organizzato si è faticato un po' di più, ma la partita non ho visto supremazia del Chieti, era in equilibrio, cioè l'impatto e alcune situazioni di indecisione nostra hanno portato a un risultato negativo. E noi dobbiamo lavorare su questo, migliorarci, perché le possibilità di tirarci fuori ci sono. Tra il primo e il secondo tempo abbiamo sentito il direttore sportivo Capaldi, il quale ci ha detto: l'obiettivo di questo Riccione sono i play-off. Conferma? L'obiettivo mio era di cercare di fare 3 punti col Chieti. Adesso domenica andiamo a Termini e di fare il meglio possibile a Termini. Non guardo a lunga gittata, ma dobbiamo pensare a migliorare di partita in partita e fare i punti di partita in partita.